La fiera di Bergamo è attualmente occupata dall'insediamento dell'ospedale da campo che poi con la costruzione è diventato un vero e proprio ospedale Covid, funzionale all'emergenza in atto e quindi in questo momento siamo in attesa eh, che questo ospedale possa trovare... Auspicabilmente con la situazione sanitaria e la tutela di tutti, magari una situazione diversa, stabile, in una struttura sanitaria vera. Però noi, in paziente attesa, non ci perdiamo d'animo e portiamo dagli amici bresciani due eventi per noi molto importanti. Da Bergamo arrivano a Brescia due delle storiche manifestazioni fieristiche nazionali. Si tratta di Campionaria e Creativa, che si terranno in autunno al Brixia Forum. Beh, eh, Bergamo con la propria iniziativa di Creativa ha fatto eh, diverse centinaia di migliaia di eh, partecipanti negli anni tenete conto che sono manifestazioni, in particolare Creativa, che eh, registra la presenza di 50-70 mila presenze con le due edizioni, con ciascuna delle due edizioni, quella primaverile e quella autunnale e poi c'è Campionaria che registra un po' meno di presenze ma si parla sempre di 40-50 mila eh, visitatori l'anno due manifestazioni molto molto importanti sia per affluenza di pubblico che per numero anche di espositori coinvolti. Un risultato storico, frutto della grande sinergia che si è venuta a creare tra Brescia e Bergamo, a maggior ragione, dopo il brutto periodo attraversato a causa del coronavirus e che vede le due città candidate a capitali della cultura nel 2023. Sì, è un risultato importante che sancisce una collaborazione che è partita nel 2017, che ci ha portato negli Stati Uniti a fare degli eventi insieme, ad organizzare delle fiere nuove per il futuro, ma anche ad accogliere, diciamo in questo caso, due fiere importanti di Bergamo che verranno ospitate per quest'anno a Brescia, proprio in ragione dell'emergenza. E questo è possibile perché si sono costruiti dei rapporti di lealtà e di stima reciproca che consentono a tutti di fare bene il proprio lavoro, non trovandosi fuori casa.